Ameria Radio presenta La ricerca diventa arte. Ripensare all'essere umano attraverso la creatività beethoveniana. A cura del Centro Ricerche Musicali Ludwig van Beethoven.it. La ricerca diventa arte, ripensare all'essere umano attraverso la creatività beethoveniana. I concerti per pianoforte ed orchestra VOO4 ed S15. Nella sterminata letteratura beethoveniana non è possibile stabilire con esattezza nemmeno il numero dei concerti per pianoforte. Accanto ai ben noti 5 concerti per pianoforte ed orchestra, usciti tutti con un numero d'opera, il compositore ne lasciò altri allo stato di abbozzo. In questa puntata ci focalizzeremo sui due estremi concerti della sua carriera compositiva. Potremo quindi definire le due composizioni come Concerto Zero e Sesto Concerto per pianoforte ed orchestra. Concerto in Mi bemolle maggiore per pianoforte ed orchestra VOO4. Di quest'opera esiste soltanto una copia manoscritta per pianoforte, oggi conservata presso la biblioteca dell'Università di Tubinga, nel fondo della già Preußische Staatsbibliothek. Ricorrono tuttavia in essa le indicazioni di tutti gli strumenti e del solista, e si fa accenno talora a strumenti determinati, quali i flauti, i corni, i violini. Sulla base di queste indicazioni è stata ricostruita la partitura da Willy S., prima edizione nel 1943, seconda edizione nel 1962. Modernamente l'opera è stata riorchestrata anche da Roberto D. M. Tigani, inedita, volume secondo della serie. Nel 1784 Beethoven scrisse solo questa composizione, che fu stroncata da parte del Musikalischer Almanach di Forkel, che definì le opere fino a quel momento da lui composte al livello di uno studente alle prime armi del terzo e quarto anno che si sta esercitando. Non abbiamo il manoscritto originale di questo primo concerto per pianoforte e orchestra, ma una copia non autografa che riporta solo la parte per pianoforte, qualche intermezzo per quartetto d'archi e semplici tracce orchestrali. Le ipotesi che si fanno a tale proposito sono due. La prima è che si tratti di una semplice esercitazione fatta dal giovane Beethoven. La seconda è che la partitura originale, completa, sia andata perduta ed è questa l'ipotesi più accreditata. Pubblicata incompleta nel 1890 a Lipsia da Guido Adler, fu ripresa in seguito da Willy S. nel 1943, che la completò e la pubblicò in seconda edizione nel 1962. Oggi il giudizio su questo concerto è certamente meno severo. È una composizione che, pur denotando la mano ancora molto giovanile di Beethoven, non è priva di alcuni momenti interessanti. Il movimento meglio riuscito è certamente il finale, che imita lo stile galante di Johann Christian Bach e che si avvicina però anche, come ci ricorda Della Croce, allo stile alla francese, tipico della scuola di Mannheim. Come già sappiamo, proprio durante il viaggio dell'autunno precedente a Rotterdam, Beethoven incontrò, probabilmente, Karl Stamitz, che ne fu un autorevole rappresentante. Vorrei però porre l'attenzione sul secondo movimento, il larghetto, che, pur essendo certamente inferiore ai grandi adagi futuri di Beethoven, sembra che ne anticipi le caratteristiche. Sempre Della Croce su questo movimento asserisce che conserva una sua estatica purezza e rivela nel compositore adolescente un desiderio ancora ingenuo di elevazione. Vogliate ora ascoltare il concerto in Mi bemolle maggiore per pianoforte e orchestra VOO4, primo movimento allegro moderato,
secondo movimento larghetto, terzo movimento rondò. Orchestra Sinfonica di Sassari, Roberto D.M. Tigani, direttore d'orchestra, Maurizio Paciariello, pianoforte. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Concerto in re maggiore per pianoforte ed orchestra, frammento, UMV 6 S 15. Probabilmente Beethoven compose il sesto concerto per pianoforte, rimasto incompiuto, per una progettata accademia nel 1815. La maggior parte degli abbozzi documentati della partitura autografa appartengono al primo movimento del concerto. Non è chiaro il motivo per cui Beethoven non completò il sesto concerto per pianoforte. Lewis Lockwood sospetta che Beethoven si sia arreso quando si rese conto che non sarebbe più stato in grado di eseguire il concerto da solo a causa della sua disabilità uditiva. Da solista si era ritirato dalle scene molto tempo prima. È possibile che la motivazione a continuare la composizione fosse scemata anche perché l'accademia per cui era previsto il concerto non vide la luce. Per finire, è anche ipotizzabile che Beethoven abbia messo da parte il materiale a causa della sua scarsa qualità e mancanza di fattibilità. Nicholas Cook ipotizza le difficoltà strutturali come motivo del mancato completamento. Anche in una fase avanzata della composizione, Beethoven era indeciso su cosa esattamente volesse scrivere: un concerto per pianoforte o un'opera sinfonica in un movimento con pianoforte obbligato. La performing edition del primo movimento di Cook fu eseguita per la prima volta nel 1987 all'Università di Hong Kong e al Conservatorio di Shanghai. Il concerto fu registrato a cura di Inedita CD, nostro partner e sostenitore, nel volume 4 della collana, con il maestro Roberto Di Emtigani alla direzione dell'Orchestra di Sassari e Maurizio Paciariello al pianoforte. Vogliate ora ascoltare il concerto in re maggiore per pianoforte ed orchestra S15, primo movimento, allegro con brio. Orchestra Sinfonica di Sassari, Roberto Di Emtigani direttore d'orchestra, Maurizio Paciariello pianoforte. Thank you.
Thank you.
Ameria Radio ha presentato La ricerca diventa arte. Ripensare all'essere umano attraverso la creatività beethoveniana. A cura del Centro Ricerche Musicali Ludwig van Beethoven.it.